Cosa succede fra Chiara Ferragni e Silvio Campara? Tutti i dettagli sull'amicizia speciale fra i due imprenditori. Chiara Ferragni ha un nuovo amico speciale, Silvio Campara. Ma chi è? Cosa sappiamo di lui? E, soprattutto, cosa succede con l'ex moglie di Fedez? Durante lo scorso giugno, Chiara Ferragni è stata avvistata con Andrea Bisciotti, un giovane ortopedico toscano noto negli ambienti sportivi e non. Immediatamente si è vociferato che le spedizioni, sempre più ricorrenti, dell'influencer a Forte dei Marmi fossero per incontrare la sua nuova fiamma. Ovviamente da parte di Chiara nemmeno una parola in merito. Dopo quei rumors, poi, si è suggerito che l'ex moglie di Fedez facesse coppia con un uomo più grande di lei, di cui però l'identità non è mai stata svelata. Oggi, dopo settimane di rumors, compare un altro personaggio nella vita della Ferragni. Parliamo proprio dell'imprenditore Silvio Campara. Le indiscrezioni sono arrivate tramite Dagospia, che assicura che il flirt con Bisciotti sia acqua passata e che oggi l'influencer di Cremona abbia occhi solamente per la nuova fiamma. Lui, come accennato, è un personaggio famoso, CEO di una grande azienda di moda e in passato è stato anche modello. Ma è tutto vero? Chiara Ferragni ha una nuova fiamma? Dagospia sottolinea un aspetto importante circa la nuova vita di Chiara Ferragni, a seguito del grosso scandalo che ha coinvolto lei e la nota azienda Dolciaria Balocco. L'influencer di Cremona avrebbe imparato l'arte del divulgare il meno possibile della sua vita privata. L'esatto opposto di Fedez che, invece, viene paparazzato ogni giorno con una ragazza diversa. Ecco cosa leggiamo su Dagospia in merito a Chiara e a Silvio Campara. A differenza dell'ex marito Fedez, che da bravo coatto di Rozzano bisboccia tra yacht, Ferrari, modelle bonone e abbracci con Johnny Depp, l'influencer pandorata sembra aver finalmente capito il valore del silenzio. E ancora, di fronte agli scandali, meglio aprire il forziere, un milione qua e un milione di là, e poi mettere la testa sotto la sabbia, in attesa che passi la buriana. Chiara, negli ultimi mesi, ha lenito il suo viale del tramonto con una scrupolosa riabilitazione per mano dell'ortopedico toscano Andrea Bisciotti. Quali sono i progetti futuri di Chiara Ferragni? Sempre Dagospia spiega quanto segue. Le persone più vicine alla biondina di Cremona sostengono, però, che Chiara avrebbe già dimenticato il bel fustacchione 31enne per tornare di prepotenza nella moda, settore a lei più familiare. Insomma, oggi l'ex moglie di Fedez avrebbe un'amicizia speciale e segretissima con il collega imprenditore Silvio Campara. Dagospia non ha dubbi in merito. La Ferragni avrebbe infatti iniziato un'affettuosa amicizia segreta con un imprenditore della moda in fortissima ascesa. L'ex modello belloccio Silvio Campara, CEO del brand di scarpe deluxe Golden Goose. Infine, Roberto D'Agostino tuona in questo modo. Campara è balzato agli onori delle cronache un mese fa per l'IPO, annunciata, e poi stoppata, della società, che capitalizzerebbe 1,8 miliardi di euro. Si vocifera che Campara, benché coniugato e bimbato, sia pronto a mollare tutto, e tutti, per andare in vacanza con l'ammaccatissima ex reginetta di Instagram. Chi è Silvio Campara? Insomma, Silvio Campara sarebbe la nuova fiamma di Chiara Ferragni, un uomo addentrato in un settore decisamente familiare per l'influencer di Cremona. Lui oggi ha 45 anni e pochi anni fa si è imposto nel mondo della moda di lusso. Nel 2020 è riuscito a portare il fatturato della sua società a circa 260 milioni di euro. Al momento, comunque, i movimenti social fra Chiara e Silvio si limitano a un reciproco follow su Instagram. Cliccando qui potrete trovare il profilo del noto imprenditore. Cosa bolle in pentola?